Qualche giorno fa, era il 19 marzo, ho tenuto un seminario in un liceo di Palermo, il Cannizzaro, sulla poesia, un seminario sulla poesia haiku. E un giovane, un adolescente, tra i tanti che c'erano, mi ha domandato a un certo punto: a che serve la poesia? E gli ho risposto più o meno così. La poesia serve, contrariamente a quanto abitualmente credono la maggioranza degli esseri umani e contrariamente a quanto dichiarano i poeti, vantandosene. La poesia è inutile, dicono, non serve a nulla. La poesia serve come servono tutti gli atti costruttivi, creativi. Scrivere una poesia significa compiere uno dei tanti atti possibili che gli esseri umani compiono in senso costruttivo e creativo. Non è il solo atto, è uno dei tanti, uno dei più elevati, ma di atti costruttivi è piena la nostra vita, atti costruttivi intellettuali, ma anche atti costruttivi vitali, agire, compiere un gesto, sorridere, salutare, potare un albero. Quindi la poesia come atto costruttivo e creativo serve, ma a cosa serve? Serve a dare senso e forma. Noi abbiamo la percezione, la sensazione, l'idea più o meno chiara che il mondo è insensato, è informe. Il mondo esterno intorno a noi è il mondo interno, dentro di noi. Questa insensatezza ci angoscia e noi tentiamo di mettere in relazione questi due mondi, egualmente insensati, costruendo. L'atto costruttivo fa di questi due mondi, per un momento, per il momento della poesia e nella misura in cui è una poesia quella che riusciamo a scrivere, qualcosa pieno di significato, di forma, di senso. E quindi ci fa provare una gioia intensissima, sia nell'atto dello scrivere, di produrre una poesia, sia nell'atto di leggerla e di condividerla, che è un modo di ricostruirla.